Il miglior film dell'anno è Le otto montagne di Felix van Groningen e Charlotte van der Mersch, vincitore della 68esima edizione dei premi David di Donatello. Il film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli si è aggiudicato anche miglior sceneggiatura non originale, miglior autore della fotografia e miglior suono. A trionfare anche Esterno Notte di Marco Bellocchio, che ha ricevuto il premio per miglior regia, miglior attore protagonista con Fabrizio Gifuni, miglior trucco e miglior montaggio, e La stranezza di Roberto Andò con la miglior sceneggiatura originale, il miglior produttore, i migliori costumi e la miglior scenografia. Miglior attrice protagonista è Barbara Ronchi per Settembre di Julia Louise Steigerwald, mentre tra i vincitori anche Elodie per Proiettili, il brano che ha accompagnato Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. More or Less è il tema scelto per la 13esima edizione di Cortona on the Move, il festival internazionale di fotografia in programma dal 13 luglio al 1 ottobre 2023 a Cortona, nel cuore della Toscana. Il clou della manifestazione sarà, come ogni anno, nelle giornate inaugurali del festival, dal 13 al 16 luglio, quando si danno appuntamento a Cortona i più grandi esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop, per promuovere la riflessione sull'attualità e sul passato, attraverso uno degli strumenti che meglio sanno indagare la realtà. A interpretare la dicotomia tra più e meno sono stati invitati più di 30 artisti per 26 mostre. Sarà aperta al pubblico da sabato 20 maggio a domenica 26 novembre 2023 ai Giardini all'Arsenale a Forte Marghera la 18esima mostra internazionale di architettura di Venezia dal titolo The Laboratory of the Future, a cura di Leslie Locco, organizzata dalla Biennale di Venezia. La mostra è divisa in 6 parti, comprende 89 partecipanti, di cui oltre la metà provenienti dall'Africa o dalla diaspora africana. L'equilibrio di genere è paritario e l'età media dei partecipanti è di 43 anni, mentre scende a 37 nella sezione progetti speciali della curatrice, in cui il più giovane ha 24 anni. La 18esima mostra internazionale di architettura sarà la prima grande mostra di questa disciplina a sperimentare sul campo un percorso per il raggiungimento della neutralità carbonica, riflettendo inoltre essa stessa sui temi di decolonizzazione e decarbonizzazione. Taormina, centro del mondo, dal 23 giugno al 1 luglio per la 69esima edizione del suo Film Festival. La caratteristica città siciliana è pronta a ospitare registi e star internazionali del calibro di Harrison Ford, in arrivo per la prima italiana di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, diretto da James Mangold, e Johnny Depp, che al Taormina Film Fest presenterà la prima italiana di Jean Dubarry, diretto da Mai Wen. Tra i prestigiosi festival cinematografici d'Europa e d'Italia, la Kermesse, diretta da Barrett Wiseman, offrirà le sue proiezioni all'interno del Teatro Antico, dove sono attese anche le prime mondiali di I giorni peggiori, diretto da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, e Lo sposo indeciso per la regia di Giorgio Amato.